Amici di Onda Libera TV, siamo a Pesaro, nel quartiere fieristico, dove è in corso Stile Bio 2013. Siamo in compagnia di Luca Ponzi, autore del libro Cibo Criminale. È appena terminata la presentazione del libro. Allora chiediamo a Luca Ponzi, questo è un aspetto della mafia che pochi sapevano. Insomma, noi conosciamo la mafia per l'edilizia, per il cemento armato, per le uccisioni, ma la mafia legata al cibo, alla distribuzione del cibo, mi sembra che sia un qualcosa che sta emergendo adesso, ma che doveva già emergere da molto tempo. Ma fatta la premessa che la mafia è un imprenditore molto accorto e per cui è in tutti i settori in cui si guadagna, sì, con la collega Maramonti, che è una collega del Sole 24 Ore, abbiamo indagato questo aspetto delle infiltrazioni della criminalità organizzata, cioè l'aspetto nel settore l'ingresso nel settore agroalimentare. Siamo partiti da una storia, diciamo, interessante di un omicidio avvenuto in provincia di Reggio Emilia legato alla contraffazione dei prosciutti, per poi allargarci e trovare che la criminalità organizzata ha interessi in tutti i settori dell'agroalimentare, come ha interessi in tutti i settori dell'economia italiana. Nel libro, da come è emerso, non c'è un solo settore dell'alimentazione, è un metodo, è un brand che la mafia adotta non solo, ecco, nei settori già, ma in tutta la filiera del cibo. Sì, tutta la filiera del cibo. L'ingresso, diciamo, la porta d'ingresso è stata probabilmente quella dei servizi legati alla filiera agroalimentare, quindi autotrasporto, gestione della manodopera clandestina. Pensate alla rivolta di Rosarno, no? Dove c'erano gli stessi immigrati che vengono spostati dalle varie mafie, dalla Puglia alla Campania fino alla Calabria. E poi dopo si è allargata la distribuzione. Voi pensate che sia io che Maramonti ci occupammo del crack Parmalat e trovammo che il distributore del latte per conto prima di Sergio Cragnotti e poi di Calisto Tanzi in Campania erano personaggi legati al clan dei Casalesi. Ecco, ai consumatori cosa si può dire? Che difese hanno? I consumatori hanno poche difese fino a che la nostra politica non deciderà di affrontare decisamente questa sfida. Comunque la difesa è non fidarsi dei prodotti di prezzo troppo basso, di cercare la filiera corta, cioè di usare prodotti del territorio e della stagione giusta, cioè della stagionalità dei prodotti, ma queste sono regole che i nostri nonni applicavano e purtroppo per fortuna il passato ci deve insegnare, dobbiamo ricordarci quello che eravamo, dobbiamo ritornare a mangiare quella che era i prodotti della nostra terra, che sono tra l'altro i migliori del mondo. Grazie mille per questa testimonianza. Amici di Onda Libera, un saluto.